Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono Vici Future, oggi siamo sugli aggiornamenti di Red Dead Redemption Online. Questa settimana vi anticipo, ho già visto, non ci sta niente di buono, niente di nuovo. La Rockstar non si vuole muovere a mettere i contenuti estivi che aveva promesso, no? Poi pure per quanto riguarda la personalizzazione del personaggio, unica cosa, insomma, è uscito praticamente l'album di Red Dead Redemption in digitale, perché io quantomeno mi aspettavo che uscisse copia fisica, almeno uno teneva qualcosa tra le mani. Questa settimana ci sta il set per la cura del cavallo, sconti per le stalle e molto altro. In più, ultima chance per ottenere il bonus Twitch Prime di $300 RDO. Questa settimana il rapporto con il cavallo torna in primo piano nel mondo di Red Dead Online, con la possibilità di ottenere un set per la cura del cavallo gratuito semplicemente giocando, oltre a sconti su box nelle stalle, cavalli e molto altro. Continua a leggere per i dettagli. C'è una nuova opportunità per migliorare il proprio aspetto alla frontiera. Il catalogo si è arricchito con una nuova selezione di articoli perfetti per i pistolieri che vogliono dominare la frontiera. Proteggi la testa con l'elegante cappello Descotex a tesa larga, indossa i chaps Alvarado, il resistente cuoio da sud del confine, e aggiungi un paio di eleganti speroni del mattino Jerden ai tuoi stivali per completare il tutto. Questi tre articoli saranno un'aggiunta permanente al catalogo a partire da questa settimana. Nel frattempo, il cappello da cosacco rimane disponibile per il resto della settimana prossima. Perfetto per chiunque desideri tenere le orecchie al caldo nei pungenti climi del nord. Il legame tra il cavallo e il suo cavallerizzo è fondamentale, ma è altresì importante montare il giusto destriello per l'incarico, il giorno fortunato per i cavallerizzi intenzionati a comprare un nuovo cavallo per le loro imprese. Le stalle di tutti gli stati offrono il 20% di sconto dei box nelle stalle per aiutarti a espandere la tua collezione. Riceverai inoltre uno sconto del 20% su tutti i cavalli disponibili al di sotto del rango 40, come ad esempio il Tennessee Walker, Roano Flaxter nella foto sopra, questa qui. L'indiscussa lealtà del tuo cavallo merita una ricompensa. Questa settimana tutti i giocatori riceveranno un set per la cura del cavallo, che include un rivitalizzante per cavalli, un'utile sostanza curativa che puoi riporre nella tua bisaccia nello sfortunato caso in cui il tuo destriero sia in cattive condizioni o gravemente ferito, due medicine per cavalli per ripristinare la salute del tuo fido compagno con una barra esterna dorata e due stimolanti per cavalli che conferiscono una barra esterna dorata alla resistenza del cavallo, utile per le lunghe cavalcate in aperta campagna. In più 5 gallette d'avena, 5 unità di fieno e 5 carote, così da assicurarti che il tuo compagno a quattro zampe sia ben nutrito. Insomma, Rockstar, cioè, veramente un po' rotto le palle con queste cosettine da niente. Ricordiamo che i membri di Twitch Prime hanno tempo fino a questo venerdì, il 19 luglio, 19 luglio, per collegare il proprio account Social Club e ricevere $300 RDO. Coloro che mancheranno la scadenza potranno comunque riscattare il bundle di munizioni superiore, che include delle frecce esplosive, oltre a una serie di altri vantaggi non ancora annunciati per Red Dead Online e GTA Online. Visita questo indirizzo per maggiori dettagli. Insomma, ragazzi, anche questa settimana la Rockstar ci ha lasciato letteralmente a bocca asciutta. Si sono riempiti, diciamo, la bocca di terminologie varie, però sono quattro cavolate, insomma, che danno qui nel gioco. Insomma, io posso farvi vedere, insomma, un poco di cose nel free roam, perché poi questa settimana non c'è nulla, quindi. Ok, siamo nell'online. Mo chiamo il mio fido destriero Dinamite e ci andiamo a fare qualche missioncina. È sempre un piacere giocare online, devo dire la verità, nonostante tutto, i posti qui in Red Dead Online fanno veramente paura. Qua che chi c'è? C'è uno sconosciuto, ecco, così possiamo continuare quella saga di sconosciuti che avevo fatto pure nella scorsa missione. Non so se vi ricordate, per chi l'ha vista, ho fatto praticamente una missione dove andavo a cercare tutti quanti gli sconosciuti sulla mappa, ma per ovvi motivi non ve l'ho fatta poter vedere tutta, anche perché ne sono abbastanza. Quindi mo continuiamo e andiamo a vedere quest'altro sconosciuto che c'è a questa location. Ok, eccoci qui giunti. Vediamo qua che ci troviamo.
C'è anche un bel cavallo, guarda che bel cavallo, che cavallo sarà questo? Non me lo fa vedere, vabbè. Allora. Ma non si può entrare, ah, devo andare di qua. Well, look here. You come. È stato disconnesso a causa dell'orrore dei servizi di gioco Rockstar. Cioè, ragazzi, vi rendete conto come stiamo messi? Madonna, ragazzi, cioè, una roba allucinante. Rientriamo. Vedete, per fare una missione, che cosa devo passare io? Io spero che questi siano problemi miei, non dell'online, perché io quando gioco ad altri giochi, tipo in questo periodo sto giocando molto ad Apex su PC. Perché ci sta la seconda stagione. È un gioco che, nonostante tutto, mi diverte. Tutte le volte che entro, gioco con qualche amico, mi diverte, però mi sta veramente. Pure Red Dead mi diverte, però ci stanno questi problemi evidenti di disconnessione, che spero che dipendano, insomma, dalla mia linea e non dai server della Rockstar. Però devo dire che è una cosa che si verifica abbastanza spesso. Bene, ragazzi, sono rientrato. E niente, mi ha portato in una zona della mappa completamente diversa. Onestamente ci vuole troppo per arrivare là. Quindi ci andiamo a fare un'altra missione qua, se non mi sparano prima. Vediamo di che si tratta questa qua. Con The Boy l'ho visto già sulla mappa. Vediamo che cosa ci fa Gonna fare. have to work if you want some money, friend. Let's get to it. Ok. I know about a fella, a businessman, and I want you to meet him and kid Accettando that questo ruolo man passerei allo too. stile di gioco He's coming up offensivo. on the stage, up to Cornwall Kerosene. He's a Cornwall man with Cornwall money. All you gotta do is grab him. Now I could do this myself quite easily, but I'd probably just shoot the bastard. So you're up. Se mi fai accettare, perché non mi fanno accettare? Cioè, non ho capito perché questa You'll cosa, get him for se. me. Oh. Raggiungi la diligenza. Ok, andiamo a vedere sta missione, di che si tratta. Per qualche motivo ogni missione che faccio online non l'accetta subito. Cioè, non dà disponibile il fatto di poterla accettare. Ragazzi, avevo promesso di salutarvi negli scorsi commenti, però ovviamente qua non l'ho fatto, semplicemente perché stavo vedendo le notizie, insomma, di Red Dead. Quando sarà un video prettamente su missione online, saluterò anche le altre persone che hanno scritto sotto l'altro video della missione che volevano essere salutate, ok? Ok, siamo arrivati, devo fermare la diligenza. Fermo. Anzi, mi hanno ammazzato il cavallo sti bastardi. Chi cazzo mi ha sparato? Elimina le guardie della scorta. Eh sì che le elimina. Almeno non mi hanno ammazzato il cavallo. Poi uno solo. Madonna. Prendi al lazzo il bersaglio e legalo. Ok. Oh, attenzione. Vieni qua. Dinamite, vieni. Madonna, ragazzi. Vieni. Guarda. Non ti ammazzo solo perché ho bisogno di soldi. Prima di tutto frughiamo il suo bastardo. Oh, lezzo Madonna ragazzi. Allora, prendi. Vieni, dinamite, avvicinati. Allora. Consegniamo il suo personaggio qua. Cavallo tutto sporco. Strano che non sia morto dopo quelle pallottole.
Ok. Ma immagino che durante il tragitto qualcuno debba rompermi l'anima, come al solito. I giocatori ripari possono rapire il bersaglio. Questa la vedo dura, che qualcuno sicuramente con tutti sti test di cazzo che ci stanno oggi mi verrà a rompere l'anima. Il collo si è stancato. Crimine segnalato? Che crimine segnalato? Che cosa? Che tipo di crimine avrei segnalato? Se arrivi magari. Lasci il bersaglio al mulino Brickbank. Ok. Tieniti sto pezzo di niente. Prendi spalle il bersaglio. Perché lo devo prendere? Allora? Consegni il bersaglio al mulino. E questo è. Cioè qua è giallo. Forse è qua. Oh. Hai rapito un bersaglio. Missione completata, assalta alla diligenza. Sempre molto caotica queste missioni, come sempre. 9,43 dollari, 231 XP, praticamente sempre praticamente briciole. Va bene ragazzi, per questa settimana era tutto. La prossima volta ci vedremo magari con qualche missioncina. Intanto io devo cominciare qualche nuovo gioco, perché a quanto pare fin quando qua non mettono delle nuove modalità sarà assolutamente, come dicono molti, pure abbastanza fastidioso. Ma soprattutto mettete ste cavole di modalità private che il gioco si rianima. Comunque, questo era tutto, ci vediamo la prossima volta.